Aspetta qua. Nicodera ordina e Amitrano obbedisce. Grazie a Dio non ti sei mai dovuto lamentare di me. Neanche tu di me. Ne abbiamo fatti a fare insieme, anche se ci siamo visti poco in questi anni. 16 anni. Già, 16 anni che siamo buoni amici. Però è da un po' che mi dai preoccupazioni, Carmine. Forse sei stato troppo tempo in mare. Lo sai che San Marco fa rugginire tutta la cosa? Non è che mi ti sei arrugginito pure tu? Arrugginito? Perché non ti voglio far ammazzare una persona che praticamente è mio figlio. Appunto, praticamente. Ma non è figlio tuo. È figlio di Achille San Marco. E se Buonsangue non mente, è pure lui un grandissimo figlio. Noi pensavamo di aver risolto il problema San Marco 16 anni fa. E invece adesso un altro San Marco, Angelo, da quando è arrivato qua non fa altro che frugare nei tuoi segreti. Non ha scoperto niente. E mai niente scoprirà. Intanto si è andata ad immergere dove sta l'intrepida. Nicodera, i relitti non parlano. Dipende da chi gli fa le domande. Ci sto io in mezzo a questa storia. Ma sbaglio, Carmine. Io ci sto dentro come te e anche più di te. E a quelli non gli sembrerà vero di trovare una scusa per sbattermi dentro. E io non ci voglio andare dentro. Nonno, per averti fatto arricchire aiutandoti a vendere l'iprite che hai trovato in mezzo al mare. Sembra di essermi disobbligato abbastanza, no? In questi 16 anni. Le vere amicizie non finiscono mai. A meno che qualcuno non si metta in mezzo. Allora bisogna prendere un provvedimento. E se non lo prendi tu? San Marco non scoprirà mai niente. E io ci metto la mano sul fuoco. Va bene. Mi fido di te. Ma per l'ultima volta, Carmine, se il tuo San Marco non si ferma, lo fermo io. Salutiamo, Carmine. Dino si sta avvicinando troppo ai nostri segreti. Tu non puoi continuare ancora a proteggerlo. Guarda, guarda che io non sto proteggendo nessuno. Dico soltanto che non potrà scoprire niente. Ah, oh, tu dici. Ma quello non si ferma mai. E a poco sa sempre più cose. Va bene, ma sono tutte cose che non lo porteranno da nessuna parte, lo capisci? Intanto l'hanno portato a casa di Pasquale Cereda. Ma spiegami una cosa. Come si fa a far parlare un morto? Porca miseria! A casa mia quello che si dicono due uomini guardandosi negli occhi è legge. Per questo io sono venuto fino da te, per guardarti negli occhi. E tu quel giorno mi hai guardato negli occhi e mi hai giurato che quel tenentino non si sarebbe più messo in mezzo. Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. E invece quello sempre in mezzo sta. Io che cosa devo fare? T'ho detto che ci penso io. Lo trovo io il modo per fermarlo. L'hai capito? È l'ultima volta che me lo dici, Carmine. Va bene, è l'ultima volta che te lo dico, va bene.